compagnia del tecnico De Angelis per analizzare quest'altro successo. È stata una partita difficile, soprattutto all'inizio, poi però l'Aprilia è uscita fuori benissimo. Sì, forse siamo partiti un po' lenti, compassati, e non era quello che avevamo preventivato di fare all'inizio, sinceramente. Infatti non ero assolutamente contento nel primo tempo di come avevamo approcciato a questa gara, preparata in maniera diversa, e poi sul campo invece non abbiamo fatto quello che andava fatto. Nonostante tutto, comunque siamo riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale, a proporci in attacco, chiudere il primo tempo comunque in vantaggio, però sul piano del gioco oggettivamente abbiamo fatto un passo indietro. Qui siamo ambiziosi, vorremmo avere l'opportunità di poterci giocare ad alto livello nelle nostre chance, però dobbiamo crescere velocemente. In fondo questa squadra è nuova, è un mese e qualche cosa che siamo insieme, 40 giorni, cambiato allenatore, cambiato metodo di gioco, cambiato metodo di allenamento, quindi ci vuole tempo per amalgamarla e far andare il regime. Nonostante questo stiamo comunque vincendo 3 partite, 9 punti, quindi nel momento in cui gireremo a dovere forse magari va pure meglio, no? Ecco, le chiedo, si aspettava questa partenza a livello soprattutto di risultati? Sinceramente sapevo che ce la saremmo giocata con tutti, anche il precampionato mi aveva detto questo, abbiamo fatto diverse partite con squadre di categoria superiore, abbiamo fatto sempre un'ottima figura, quindi ero sicuro di giocarmela. Certo, lì partire per vincerla, insomma, voglio dire, nel senso, devi essere anche presuntuoso, ripeto, siamo una nuova realtà, una neopromossa, cambiare mentalità dopo 2 anni di Serie D e giocarsela al massimo livello in C2, il salto c'è, si sente, i ragazzi devono ancora abituarsi, però ripeto, siamo ambiziosi e soprattutto sono fiducioso, perché di solito il lavoro alla lunga paga, io nel giro di ritorno le mie squadre fanno sempre più punti dell'andata, e se continuiamo a vincere lo capisci da te, insomma, no? In compagnia di Giuseppe Valente per analizzare questo terzo successo consecutivo, ti chiedo subito se ti aspettavi una partenza così a razzo dell'Aprilia. Ma sicuramente abbiamo un allenatore che ci chiede tanto e ci ha fatto capire dal primo giorno quello che voleva, quindi ci ha fatto prendere subito una mentalità di sacrificio, cosa che secondo me purtroppo questa partita non si è vista. Abbiamo fatto secondo me una partita sottotono e sicuramente la dobbiamo rivedere. Va bene il risultato, però sicuramente in casa non dobbiamo lasciare spazio a nessuno. Lo strappo importante c'è stato nel finale di primo tempo con quei 2 gol che forse hanno tagliato un po' le gambe al Genzano. Sì, sicuramente siamo stati bravi a approfittare subito di un attimo in cui loro hanno abbassato un pochino il loro baricentro. La squadra che abbiamo ha buoni giocatori e giustamente dobbiamo colpire quando ce lo permettono, visto che siamo sfortunati che in 3 occasioni abbiamo preso gol, diciamo, non proprio di balistica eccelsa. Sei entrato, hai fatto gol, poi poco dopo hai fatto una giocata straordinaria e lì sarebbe venuto giù veramente il palazzetto. Ma diciamo che dall'alto dei miei 33 anni ancora ci provo, finché resisto è una giocata che mi piace fare, però spero che prima o poi i portieri si scordano di parare.